Dopo la questione dell'altro giorno riguardo al Crazy Cat Café e al video che avevo fatto, è partito il ban momentaneo per quello streamer. E io mi sono domandato, ma io sono mai stato bannato? La risposta è sì, me ne parlo in questo video. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di forse l'unico... ovvero l'unico ban legittimo che mi sono beccato è su Twitch e che ho come onta, no, nella mia fedina penale online, ovvero io una volta sono stato effettivamente bannato e avevano ragione a farlo. Ma andiamo con ordine, perché vi faccio sto video? Faccio sto video perché appunto se avevate visto l'ultimo del Crazy Cat Café avevo parlato insomma di quello che era successo al locale, ed è notizia di, mi sembra ieri, ora vabbè qua io poi quei giorni sono andato avanti, che poi quello streamer è stato temporaneamente bannato da, insomma, dalla piattaforma per quel tipo di comportamento. Personalmente, giusto per dare una nota in più a quello che ho detto l'altra volta, non sono molto d'accordo a un ban temporaneo: o le cose le si fanno a modo o non le si fanno affatto. Quindi o voi toccate le mettete le mani nei portafogli di persone che hanno dei comportamenti che non vi vanno bene in quanto azienda privata, oppure permabannate, oppure non fate nient'altro. Cioè fare i ban così momentanei, personalmente, secondo me lasciano un pochettino il tempo che trovano, e infatti anche un po' gli AD in questo momento stanno portando un pelo via le balle, ma io ripeto, non conto niente e è un'opinione personalissima che può andare tranquillamente tra da una parte e uscire dall'altra. Anche io sono stato bannato. La verità è che sono stato bannato due volte. La prima volta non era colpa mia, la prima volta era un errore, ed era un errore al quale purtroppo sono caduti altri miei colleghi, tantissimi miei colleghi, alcuni anche amici. Noi pensavamo, non mi ricordo, due anni fa, alle 3 di due anni fa, o non mi ricordo se tre anni fa, mi sembra due anni fa, Ubisoft ci aveva detto a tutti che potevamo tranquillamente streamare l'evento, che non sarebbe assolutamente successo nulla. Questa era prima del DMCA, era prima di quello, c'era prima proprio del casino che era scoppiato con i diritti sulla musica di... proprio parliamo di ormai quasi paleolitico, perché un anno su Twitch è un'era. Noi belli contenti siamo arrivati, tutti contenti a fare, no, la nostra telecronaca incredibile, benvenuti signori per l'evento Ubisoft, che poi, insomma, io sapete che io e Ubisoft, insomma, abbiamo un amore e odio, più odio da parte mia, ma vabbè. E ricevetti un ban, non su Twitch, ma su... no, ricevetti uno strike, non su Twitch, ma su YouTube. Però era un errore di Ubisoft, perché Ubisoft aveva detto che il loro algoritmo non avrebbe colpito. Invece colpirono e addirittura poi si scusarono con tutti e mi sembra che tolsero, almeno io non l'ho più, quindi me l'hanno tolto, tolsero gli strike o tolsero i ban in generale e si risolvette tutto. Mentre su Twitch, sono stato scemo io. La verità è che sono stato scemo io. Non sono stato furbo, dico la verità, non ho fatto il fenomeno. Ho avuto un problema di fuso orario. Avevo ricevuto la copia di Death Stranding prima. Io spesso ho ricevuto giochi prima, per varie ragioni, diverse da molte volte da quelle che pensate voi, ma non illegali assolutamente. E avevo Death Stranding in mano da un paio di giorni. Mi ero informato su quali fossero state le possibili, no? Sapete che voi avete un embargo. Se voi quando arriva un gioco nuovo e lo avete prima, avete sia un embargo per la review, la recensione da parte della stampa, sia l'embargo per la possibile messa in onda di qualsiasi suo tipo di contenuto. L'embargo, vi faccio un esempio, non mi ricordo l'orario specifico, ma era di mattina, mi sembrava scadesse tipo alle 11 di mattina. E allora io, bello contento, alle 11 di mattina sono partito col mio streaming di Death Stranding. Streaming di Death Stranding, io su Twitch andavo veramente male, non facevo ogni tanto qualche stream, e facevo 15-20 persone se avevo fortuna. Quel giorno eravamo più di 400. Io dicevo, ma come mai? Ma guarda te, ho beccato il gioco, ho imbroccato la via giusta, evviva, money, finalmente le cose girano, riesco nella mia... Però a una certa la gente, anche in altre lingue, ha cominciato a scrivermi: sei consapevole di essere l'unico in Europa che sta streamando Death Stranding? In quel momento ci sono io tipo che mi paralizzo, comincio a sudare, come l'unico in Europa? Che cosa ho sbagliato? Benissimo. Io mi dimentico sempre che vivo in un paese... io vivo nel passato. Vivo in un paese che non segue lo stesso orario dell'Italia. E io sto un'ora indietro. Quindi le 11
erano le 11 italiane, per dirvi, non erano le 11 irlandesi. E quindi io sono andato un'ora prima della possibilità di farlo, scatenando poi un problema, perché poi ho creato un effetto cascata, perché poi altri piccoli streamer hanno visto me online e ha cominciato ad andare online loro, no? Si è creato l'effetto domino, mi dispiace per tantissimo di aver fatto questo casino. E io venni bannato per 24 ore da Twitch. 24 ore da Twitch e in quel caso lo posso anche... Cioè, in quel caso era assolutamente colpa mia. Un idiota che non sa leggere neanche se è un'ora in più, un'ora in meno. Ed è giustamente che... Insomma, è giusto che io sia stato bannato per quel motivo lì. 24 ore mi sembrava anche abbastanza giusto. Cioè, nel senso, non un permaban da giorni o cioè, non un permaban forever né un ban da giorni. Ma uno da 24 ore penso che, insomma, sia stata la soluzione più logica. Però ecco, lì io mi sono vergognato come un balordo. Ma non è che quello è stato un ban volontario. Cioè, proprio l'ho fatto che sono scemo. E però non ho potuto neanche capitalizzare ipoteticamente da quel tipo di ban. Cioè, non è che ora vengo bannato e ne giovo nel momento in cui torno, accanendomi contro la piattaforma, dicendo che è uno schifo, dicendo che non si può, potere ai piccoli, eccetera, eccetera. Cioè, non ho potuto convertire questa evenienza, questo che mi è capitato, comunque, ripeto, sempre per colpa mia, in qualcosa che mi fruttasse visibilità. Questa era la mia piccola esperienza, che però mi ha insegnato tanto. Da ora in poi, prima di calcolare qualunque tipo di orario, mi metto lì col pallottoliere. Ma come siamo? GMT, GMT più 1, siamo Pacific, cioè mi controllo gli orari assolutamente, e prima di qualunque cosa mi informo se ci sono presenti all'interno di quello che sto facendo vedere dei brani musicali copertina copyright, le tre gli altri eventi adesso stanno mettendo, stacca l'audio in questo momento, cioè proprio ti appare scritto, perché sennò c'è un problema. OBS ti mette anche le Twitch, OBS ti mette durante lo streaming anche le tracce separate, una dove escludono dai VOD le tracce musicali. Insomma, puoi fare tante cose e ti puoi informare su quello che puoi streamare o non streamare, sarebbe la cosa giusta. Per i banding, i comportamenti, quelli, grazie a Dio, nella mia community non avvengono. Però questa era la mia piccola esperienza. A voi vi hanno mai bannato, anche voi perché siete di pirla come me, o vi hanno bannato per cose un pochettino più serie? Ditemelo qua sotto nei commenti, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo inoltre che io vado live con la programmazione che ormai è tutta a pinturicchio, perché sto cambiando giorno dopo giorno, perché capitano cose. Le trovate comunque sempre su Twitch, bene o male per le 18, tranne la domenica alle 21. Comunque, se mi seguite su Instagram, sapete sempre quando vado live, perché lascio una story e il mio contenuto sempre sul mio piccolo manga, dove ci sono le mie avventure, e sul manga invece qua su YouTube, dove invece è quello serio con Naminiel, che stiamo portando avanti, e speriamo di trovare poi un crowdfunding. Vi auguro una buona serata, United States of Zerg.